Ringrazio il Signore per questo tempo meraviglioso che attraverso lo Spirito Santo noi stiamo vivendo insieme. È Lui che accomuna la Chiesa, è Lui che guida ogni cosa, è Lui che opera quando i nostri cuori sono disponibili. Amen. Questa mattina vediamo di mettere un po' insieme le cose. Il messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore ha a che vedere con un seme, un terreno e su una posizione. Mentre pregavamo c'è stata una rivelazione di una sorella che ha ricevuto un passaggio biblico che questa mattina toccheremo ed è proprio la giustizia di Dio. E credetemi, non ci siamo messi d'accordo, non ci siamo neanche salutati, ma credo che il Signore questa mattina voglia metterci in una posizione di beneficio spirituale. Amen. E il passo che veniva fuori da questa sorella veniva da Michea, dove il Signore al capitolo 6 verso 8 dice: uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Quindi io credo che questa possa essere una parola che ci dà l'ingresso alla predicazione che questa mattina condivideremo insieme. La predicazione la prendo dal profeta Osea, Osea al capitolo 10, verso 12, e parla proprio della giustizia di Dio. Ora, quando noi parliamo di giustizia, parliamo di ciò che è giusto, ciò che ha a che vedere con anche con un giudizio. Il giudice, sappiamo che come dice il Nuovo Testamento, il giusto giudice è alle porte, lui praticherà la giustizia. Quindi la giustizia ha a che vedere come un giudice che pratica la giustizia. Allora andiamo subito nella parola di Dio in Osea capitolo 10 verso 12. Dice così: seminate secondo giustizia e farete una raccolta di misericordia. Dissodatevi un campo nuovo, poiché è tempo di cercare il Signore, finché Egli non venga e non spanda su di voi la pioggia della giustizia. Amen. Quindi qua, vedete un attimo, viene fuori quella che è la giustizia di Dio. Allora, ecco che il profeta, in questo tempo, ci dà delle indicazioni. Ora sappiamo molto bene che la parola di Dio è attuale anche oggi, così come Cristo, come è scritto in Ebrei capitolo 13, lo stesso ieri, oggi e in eterno, così la parola di Dio è attuale, era attuale ieri, è attuale oggi e sarà attuale nel futuro, perché Dio è eterno, è colui che parla eterno, e ciò che viene da Dio, la parola è eterna. Amen. Cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio rimane in eterno. Quindi ecco che questa mattina ci viene posto un imperativo: dissodatevi un campo nuovo. Questo imperativo si trova in due passaggi dell'Antico Testamento. Si trova e mette enfasi su questo fatto. Era un momento particolare, non soltanto storico, ma anche spirituale, per quanto riguarda Israele e Giuda. Questi due profeti, uno è Osea e l'altro è Geremia. Tutti e due i profeti non faranno altro che mettere enfasi su quella che è la giustizia di Dio, cioè sul prendere posizione. Abbiamo ricevuto anche questa mattina, attraverso un'espressione di dono profetico, abbiamo ricevuto questa mattina una parola che diceva: attenzione, tu hai bisogno di camminare con me. Io voglio alleggerire il peso che è in te.
proprio perché questo che stiamo vivendo, il periodo che stiamo attraversando, è un periodo dove noi dobbiamo poter prendere posizione e dissodare un campo nuovo. E quindi ecco che sia Osea che Geremia, anche Geremia al capitolo 4 dirà, capitolo 4 verso 3, Geremia dirà: poiché così parla il Signore alla gente di Giuda e Gerusalemme, dissodatevi un campo nuovo e non seminate tra le spine. Ecco che tutti e due i profeti, in un modo imperativo, danno un'indicazione ben precisa, quello che il popolo deve fare. E qui non è un opzionale. Qui la parola di Dio, quando ci parla, non ci dice: se lo vuoi fare, fallo, se non lo vuoi fare, se non ti senti, non lo fare. Ma dobbiamo poter ascoltare quello che tutto il consiglio di Dio per la Chiesa e per il cristiano. Perché quello che è il consiglio di Dio ci porta solo benefici, ci fa crescere, ci fa maturare al punto di diventare quei germogli che diventano alberi affinché il Signore possa usarsi di noi. Allora ecco che noi abbiamo bisogno questa mattina di poter comprendere la rivelazione di questi profeti che hanno dato. Perché questo poi si riflette ad una parabola che Gesù racconta, ed è proprio la parabola del seminatore. Quindi questa mattina abbiamo a che fare con l'agricoltura, un campo, un terreno e il seme. E lasciamo che questa mattina la parola di Dio possa insegnarci, possa prendere autorità nelle nostre vite. E voglio leggervi proprio in Matteo una storia che sicuramente conoscerete bene. E sono in Matteo capitolo 13, alle parabole del regno. Ecco che Gesù, al capitolo 13 dell'Evangelo di Matteo, propone delle parabole. Parla loro in parabole. Una di queste apre proprio questa serie di parabole. Sono sette parabole del regno, ma apre proprio queste sette parabole con la parabola del seminatore. Verso 1 dice così: in quel giorno Gesù uscì di casa, si mise a sedere presso il mare e una gran folla si radunò intorno a lui. Così che egli, salito su una barca, vi sedette, tutta la folla stava sulla riva. Egli parlò loro di molte cose in parabole, dicendo: il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole, fu bruciata e, non avendo radice, inaridì. Un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60 e il 30 per uno. Chi ha orecchi per udire, oda. E poi noi troviamo la spiegazione della parabola del seminatore dal verso 18 in poi. Facciamo un passo indietro. La parola di Dio, attraverso il profeta Osea, anche il Geremia, stamattina ci dice: dissodatevi un campo nuovo, non seminate tra le spine. Ora lasciate che io vi faccia un esempio. Un campo abbandonato, un campo che non viene lavorato, è un campo che, dopo che lo andiamo a guardare, vedremo che delle spine, dei cespugli di spine sono sorte, sono venute fuori. Quindi, se vogliamo, le spine hanno a che vedere con un abbandono. E noi vedremo perché tante volte c'è un abbandono nel terreno. Ora, abbiamo potuto anche vedere che il Signore guarda al cuore, quindi il campo rappresenta il cuore
dell'uomo, il cuore della donna. E questo può rappresentare il campo. Quindi la parola dissodare significa rendere coltivabile un terreno, rompendolo in zolle. Voi avete visto mai un terreno coltivato? Quanto è bello, tutte queste zolle di terra che vedete, e voi vi accorgete che quel campo è curato, è stato seminato. Saprete anche che quando l'agricoltore incomincia ad arare la terra, troverà anche delle pietre, delle forme rocciose che dovrà togliere. Perché toglie queste pietre l'agricoltore? Perché possono impedire al seme di germogliare. Ora guardate quanto è straordinaria la parola del Signore. Ci insegna proprio come dobbiamo poter ricevere quel seme per poterlo far germogliare. Quindi quando compare la parola dissodatevi, dissodare è a che vedere con una lavorazione del terreno, rendere coltivabile il terreno fino al punto di renderlo a zolle, affinché il seminatore, quando butta il seme, possa germogliare e possa portare il frutto. Quindi potremmo concludere la nostra predicazione dicendo che un seme deve portare il frutto. E Gesù prende spunto per parlare del regno proprio da questo, da questa parabola, la parabola del seminatore. Se noi andiamo in Marco al capitolo 4, Marco capitolo 4, Gesù, quando i discepoli si avvicinano a Gesù e gli chiedono: Signore, perché parli in parabole? Che cosa vuol significare questa parabola? Gesù al capitolo 4 dell'Evangelo di Marco ci dice come: se voi non comprenderete la parabola del seminatore, come potrete comprendere le altre parabole? Quindi la parabola del regno del seminatore è la chiave per poter comprendere le altre parabole del regno. Ecco perché Chiesa del Signore, cristiano, simpatizzante, tu che ci stai ascoltando anche questa mattina, sappi che c'è un appello urgente a preparare il nostro cuore, questo campo, affinché il Signore possa seminare. E gloria a Dio per questo. Allora noi abbiamo bisogno, cari nel Signore, di prendere posizione. Prepariamo il nostro cuore. Questo è il tempo in cui non si può servire il Signore in un modo superficiale. O lo serviamo o non lo serviamo. Ed ecco che la parola che questa mattina riceviamo è una parola che vuole portare frutto nei nostri cuori, nella nostra vita. Dissodatevi un campo nuovo. Prepariamo questo campo affinché lo Spirito Santo possa seminare la sua parola e possa far germogliare nel nostro cuore ciò che è la parola di Dio. Ma dobbiamo stare attenti. Quattro terreni. Il primo terreno ha a che vedere con una strada. Quando i discepoli vanno da Gesù, non abbiamo letto l'interpretazione che Gesù dà, perché la leggeremo. Quindi per il tempo dobbiamo stringere. Adesso spieghiamo questa parabola, spieghiamo ciò che vuole dire Geremia e il profeta Osea, e anche quello che abbiamo ascoltato attraverso il verso di Michea. Il Signore vuole praticare la giustizia e vuole trovare uomini e donne che sono giustificati nel suo nome. Quindi la prima parabola ha a che vedere con una strada. E Gesù dice, ora, quelli lungo la strada, dice, sono... Mi puoi passare la slide, per favore, grazie. Quelli lungo la strada, dice Gesù, mentre seminava una parte del seme, cadde lungo la strada, gli uccelli vennero e la mangiarono. Cosa rappresenta la strada?
lungo il cammino, lungo la strada, Gesù dice: viene, vengono gli uccelli e la mangiano. E lungo la strada Gesù usa questa parola. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato. Il seme lungo la strada lo abbina al maligno che viene, a un nemico. Quindi noi come buoni cristiani dobbiamo poter capire e dobbiamo poter capire per custodire il seme che abbiamo ricevuto. Ora la strada rappresenta un percorso e possiamo rappresentarlo come la vita giornaliera, il percorso che noi facciamo verso la chiamata che Dio ha rivolto a ciascuno di noi, perché la chiamata è rivolta ad ogni cristiano. Quindi il seme lungo la strada rappresenta la mancata comprensione, mancata non perché in qualche maniera non riusciamo a comprendere, ma la mancata comprensione perché non abbiamo dato il giusto valore alla parola di Dio, non l'abbiamo messa al punto giusto del nostro cuore, non abbiamo preparato questo terreno. Ricordate sempre la parola: dissodatevi un campo nuovo, questo imperativo. E quindi abbiamo bisogno di poter comprendere la parola, perché la mancata comprensione fa approfittare al maligno di venire e rubare ciò che è stato seminato. Risultato: arriva l'agricoltore e non trova né il germoglio e né il prodotto finale. Quindi io devo stare molto attento. Ecco perché Gesù ci dice: siate astuti come serpenti e semplici come le colombe. Perché attraverso lo Spirito Santo noi dobbiamo difendere, dobbiamo poter custodire ciò che Dio ha messo nei nostri cuori. Il secondo punto ha a che vedere con il seme in luoghi rocciosi. Abbiamo detto che dissodatevi significa preparare il terreno. Quanti vogliono preparare il terreno in questo tempo? Quanti vogliono lavorare questo terreno affinché il seme di Dio possa veramente crescere, germogliare e portare frutto? Il seme lungo i luoghi rocciosi, Gesù dice, c'è gioia a riceverlo. Quello che cade in luoghi rocciosi riceve la parola con gioia. Che bello! Mi sento bene. Abbiamo sentito tanti cristiani che all'inizio della loro conversione, all'inizio del loro percorso spirituale, non si parla di conversione, perché sappiamo molto bene che la conversione significa una inversione, un cambio di mentalità, un'esperienza. Allora, come si incomincia a camminare per il Signore? Camminare con Dio, come abbiamo letto in Michea, camminate con Dio. E non lo dice perché, sapete, cammina con Dio, non ti preoccupare, avrai gioia e felicità. No, camminate con Dio, perché soltanto camminando con Dio noi avremo la giusta direzione nella nostra vita. Faremo il giusto percorso. E allora ecco che il seme è caduto in luoghi rocciosi, c'è gioia a ricevere la parola. Che bello, mi sono sentito bene, ho ascoltato la parola, che bel momento. Però, dice il Signore Gesù, non ha radice. E dura poco. Comprendiamo perché l'agricoltore, quando ara la terra, deve poter togliere le pietre. Perché la pietra in qualche maniera impedisce al germoglio di venire fuori. Questa pietra, questa roccia impedisce al seme di germogliare
ed è il secondo campanello d'allarme che Gesù ci sta dando, dicendo cosa? Ti dice: non ha radice, dura poco. E perché non ha radice? Perché le tribolazioni e le persecuzioni per mezzo della parola. E noi potremmo collegare questa parte con la corrente e l'andazzo di questo mondo. O segui questa corrente di questo mondo o sei fuori dalla società. E questa è la crisi che oggi esiste nei giovani, negli adolescenti. Perché o ti allinei al sistema di questo mondo o sei fuori, sei uno scaduto, non sei un moderno, sei un antico. E allora come? Adesso ti hanno riempito il cervello? Adesso non fai più quello che facevi prima, ma ti ricordi quello che tu facevi? Ma ti ricordi? Ecco la roccia che non fa germogliare il seme. Le persecuzioni, la tribolazione comincia a diventare pesante, ma ho incontrato alcune persone, ascoltatemi bene, è importante quello che vi sto dicendo. Ho incontrato persone che all'inizio del loro cammino erano gioiosi, erano zelanti, sempre pronti. L'ho incontrato dopo un po' di anni, gente che era tornata indietro, gente che addirittura diceva: ma io non ci credo. Allora la domanda che io mi facevo e che io mi faccio ancora oggi: che cosa è successo in quella persona? Come mai il fuoco di Dio non ha potuto ardere in quella persona? Come mai le parole che risuonano nella nostra mente attraverso la parola di Dio, quando l'apostolo Paolo dice a Timoteo: ravviva il dono che è in te, e quella parola significa riaccendi, ridai fuoco al dono che il Signore ha messo nella tua vita, come mai questo non era presente in quella persona? Bene, Gesù ce lo ha detto: attenzione, perché c'è un seme che cade nella roccia, e quel seme è pericoloso, perché le tribolazioni, la persecuzione a causa della parola non hanno potuto far germogliare quel seme. Questo è pericoloso. Chiesa del Signore, custodisci il seme, custodiamo il seme che Dio ha messo nel nostro cuore. Gloria a Dio. Oggi c'è una sezione, diciamo, tra virgolette, di credenti. Hanno dato origine al movimento degli scoraggiati. Per favore, la Chiesa è lo strumento preferito del Signore, e Dio vuole aprire luoghi di adorazione laddove non ci sono, affinché la gente possa ricevere il messaggio del Vangelo di Gesù Cristo. Questo deve ardere nel nostro cuore. Ravviva il dono che è in te, ridai fuoco a quella chiamata che il Signore ha messo in te. Ma custodisci il terreno. E poi c'è un altro seme lungo le spine, quello che è caduto tra le spine. Sapete cosa fanno le spine? Soffocano. Il seme tra le spine, gli impegni mondani. Oh, e non voglio dire che non bisogna lavorare, perché la Bibbia ci insegna che bisogna lavorare per poter mangiare, ok? Non sto dicendo questo. Gli impegni mondani. Una giornata è fatta di 24 ore. La Bibbia ci dice: c'è un tempo per lavorare
è un tempo per riposare. Ma prima di tutto c'è un tempo che dobbiamo dedicare a Dio. Ed è il tempo numero uno, perché se tu incominci la giornata con Dio, tu arriverai la sera e ringrazierai come Dio ha camminato con te in quella giornata. In Michea abbiamo letto capitolo 6, camminate con Dio. Le spine, gli impegni mondani. Oh, sono molto impegnato. Non posso venire alla riunione di preghiera. Non posso essere presente all'intercessione. Oh, questo non significa che ci può essere un imprevisto, eh? Attenzione. L'imprevisto viene, ma attenzione. Se ogni volta che c'è un raduno di preghiera, se ogni volta che c'è un culto di adorazione, se ogni volta c'è una chiamata del popolo di Dio a presentarsi alla sua presenza insieme, e c'è un imprevisto, vuol dire che c'è qualche problema. Dobbiamo poter rivedere la nostra conversione. Dobbiamo andare all'origine. Gesù ha detto a Nicodemo: chi non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. E Gesù qua ci sta dicendo, ci sta dando la chiave per poter entrare nel meraviglioso regno di Dio, perché tutto passerà, gli anni passeranno. Ma il regno di Dio rimane in eterno. Gloria a Dio. Le spine, gli impegni mondani, le ricchezze della vita. Oh, c'ho quel lavoro, non posso lasciare quello. Ci sono soldi da guadagnare. E poi vedi che comincia a abbandonare la prima riunione, incomincia a non seguire più il programma della Chiesa, incomincia a venir meno, incomincia a dubitare, perché le spine stanno soffocando questo seme. Metti il Signore al primo posto ed Egli ti darà autorità sul tuo lavoro. Con entusiasmo porterai avanti il compito che tu hai. Metti il Signore al primo posto. Il problema di Giuda e Israele, attraverso i profeti Geremia, attraverso il profeta Osea, attraverso Michea, attraverso i profeti, era quello che avevano messo nella loro vita delle idolatrie. Addirittura, se voi andate ai primi capitoli di Osea, vi accorgerete come Dio parla al profeta Osea: va, prendi una prostituta per moglie. Ecco, poi dirà: questo è il paragone che io faccio col mio popolo. Avevano messo al primo posto non il Signore. Ed è un problema, perché se noi non prepariamo il nostro terreno, il seme che cade in questo terreno avrà dei problemi, o cadrà lungo la strada, o cadrà in luoghi rocciosi, o in mezzo alle spine. Ma c'è un terreno che tanti, perché no? Con tribolazione, come ha detto Gesù. Ha detto: ecco, voi avete conosciuto chi sono io. Voi avete fatto un'esperienza con me. In parafrasi dirà così ai discepoli: avete visto quello che io ho fatto. Voi sapete come io mi sono comportato. Ora fate lo stesso voi,
perché voi porterete frutto se ascoltate le mie parole. È vero, ci saranno le tribolazioni. Forse preparare il terreno per la semina e per poter germogliare e portare frutto sicuramente porterà delle tribolazioni, ma l'aveva detto Gesù. Gesù aveva detto: nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, coraggio. Questa è la parola, fatti animo, coraggio, non t'abbattere, resta in piedi, perché io sono con te. Perché io ti sono vicino, io non ti lascerò, non ti abbandonerò, sarò con te in quei momenti difficili. E io ti dico una cosa, che tu avrai una testimonianza nella tua vita, perché hai preparato il terreno, hai preparato il terreno per ricevere il seme della mia parola e sta portando frutto. E io ti dirò che tu, quel frutto che porterai, sarà una grande testimonianza per la gente che è fuori, perché dirai: ecco, io ho attraversato questo, ma il Signore mi ha sostenuto. E sono passato attraverso la malattia, ma il Signore mi ha guarito. Sono passato attraverso delle difficoltà, ma il Signore è intervenuto. Ecco, sì, io ho vissuto un momento particolare, forse come Elia, forse mi sono appartato, ero scoraggiato, ma il Signore mi ha incoraggiato. Lui è passato da quella caverna che mi ero creato e mi ha detto: esci fuori, perché il tuo posto non è lì, devi venire fuori. Questo dice il Signore. E allora c'è un popolo che in questo tempo di difficoltà si sta alzando in piedi, sta pregando, come dice la parola. Io ho posto delle sentinelle, delle persone che come Abacuc stanno dicendo: in questo periodo, ecco, io starò al mio posto di guardia e starò attento a ciò che Dio mi dirà. E c'è un terreno che è fertile, un terreno che non vede l'ora di ricevere il seme. E questo Gesù lo chiama il buon terreno. E io vi dico che il seme caduto nel buon terreno è colui che riceve la parola. E la parola ricevere è molto profondo lì, perché ha a che vedere con custodire. L'ha ricevuta, l'ha protetta, l'ha custodita, non ha lasciato a niente e a nessuno di poterla rubare. La difesa è quello, è il terreno buono e porta frutto 100, 60, 30 per la gloria di Dio. Alleluia. Per la gloria di Dio prepariamo questo terreno, questo campo, perché è tempo di cercare il Signore. Vogliamo pregare insieme?